metà degli elettori dicono al sistema politico basta. Allora, ritengo che la buona politica ha il dovere di ascoltare e di capire. E il dovere di ascoltare e di capire non vuol dire andare avanti come se nulla fosse. E non vuol dire nemmeno usare, appunto, come diceva Marco Follini prima, rilanciare quanto a demagogia. Siete demagoghi e noi lo siamo ancora più di voi. Poi vediamo chi vince. No, ritengo che il problema sia quello di ascoltare. Io in questo periodo di ascolto, non solo in Italia, ma anche fuori dall'Italia, ho tratto una considerazione che probabilmente è un po' forte, mi rendo conto che è una considerazione che può anche, anzi, fa discutere e ci sono anche validi argomenti per contrastarla, però io la sento oggi come la considerazione fondamentale. La politica, come l'abbiamo conosciuta, come l'abbiamo frequentata e come l'abbiamo vissuta, oggi non esiste più e non può più esistere. La politica di carriera parlamentare di 40 anni in Parlamento non esiste più e non può più esistere. Questo tema non è da parte mia una condanna di quello che è stato prima. Sarei assolutamente in contraddizione con tutta la mia vita. È semplicemente la presa d'atto che il cambiamento in corso è così radicale che riproporre i modelli che hanno funzionato nella DC, nel PC, oggi non funziona più. E quindi io penso che dopo un percorso come quello che io ho fatto, che è cominciato molto giovane, perché io ho cominciato a fare il ministro a 32 anni, quindi mi ritrovo oggi. Ho fatto il paragone, avendo figli piccoli che frequentano cartoni animati, mi sono sentito la zebra di Madagascar. Non so se qualcuno di voi ha visto, penso conosciate bene Madagascar. C'è la zebra di Madagascar che si trova a metà della sua vita e dice: io mi trovo a metà della sua vita, non ho ancora capito se sono bianco a strisce nere o nere a strisce bianche. E allora imposta, tutto Madagascar nasce su questa domanda di senso. Siccome mi trovo a essere a metà della mia vita e aver compiuto un percorso politico che mi ha portato a fare quello che ho fatto e che mi porta oggi a dire che l'ascoltare quella domanda che oggi la pubblica opinione, i cittadini pongono alla politica, mi porta, secondo me, a fare questo gesto. Il gesto qual è? È quello di dire: io non mi dimetto dalla politica, anzi, rilancio il libro che ho scritto, un libro di rilancio politico. Rilancio da militante, sarò militante, anzi, metto insieme, fondo una piccola scuola artigianale di politiche per giovani tra i 19 e i 25 anni che abbiano voglia di dedicare un po' del loro tempo, oltre al loro studio, al loro lavoro, a capire qualcosa in più, a formarsi, a trarre qualche insegnamento da altre persone, e allo stesso tempo però ritengo necessario dare questo segno di discontinuità forte. Segno di discontinuità forte è di dire che oggi dimettersi dal Parlamento dopo aver fatto io 15 anni di vita di questo tipo e aver vissuto per 15 anni così, e andare a sperimentarmi, mettermi anche in gioco su un'attività professionale, su un lavoro, su un mestiere, mi porta a dire che il politico del domani deve essere una persona che dai cittadini deve essere identificata come una persona che fa la stessa vita, con la stessa difficoltà, con la stessa fatica che fa un cittadino, cioè far convivere un mestiere con l'impegno politico, la vita di tutti i giorni con l'impegno politico, perché la vita del politico, che è fuori dalla vita normale, oggi diventa una cosa che allontana e crea un rifiuto della politica assolutamente insopportabile. Non si ricostruisce più niente se non si recupera questo tipo di relazione. Io ho pensato che fosse venuto il tempo per me di dare un segno di questo genere a partire dalla mia vita, nel senso che mi può andar bene questa dinamica professionale, mi può andar male,
Quello che voglio dire a una sala come questa, una platea come questa e ai tanti amici che vedo qui presenti, che per me questo è un rilancio sull'impegno politico. È un rilancio giocato su tempi lunghi, ma soprattutto sulla passione e sul fatto di sapere che non è in questo Parlamento che si costruirà alcuna alternativa, ma le alternative si costruiranno nel Paese, convincendo le persone, capendo il Paese e non solo il Paese, aggiungo anche l'Europa, perché non abbiamo parlato di Europa questa sera, ma io considero che non si possa fare i ragionamenti che stiamo facendo senza inserirli dentro una dinamica europea. Pensate alla vicenda dei rifugiati, la vicenda Mare Nostrum, è una vicenda nella quale, che per me è stata probabilmente la più complessa che ho dovuto gestire da Palazzo Chigi, è stata una vicenda sulla quale non ho avuto dubbi su dove mettere la barra del nostro timone, ma è stata una vicenda che mi ha fatto capire molte cose. In primis mi ha fatto capire che noi critichiamo l'Europa, ma dobbiamo criticare i singoli paesi europei che mettono il veto alle decisioni dell'Europa, perché le istituzioni europee anche in questo passaggio stanno facendo scelte positive. Ci sono alcuni paesi europei e guarda caso in queste ore sono gli stessi paesi europei che fecero quella grande invenzione della guerra con gli aerei contro Gheddafi, il regime di Gheddafi. Quella grande invenzione del 2011 in cui, per motivi esclusivamente di sondaggi interni, i due primi ministri, Sarkozy e Cameron, fecero quella scelta la fecero senza avere minimamente idea di che cosa sarebbe successo il giorno dopo la cacciata del dittatore. Io ho ascoltato, ho ricevuto 4 volte il primo ministro di un governo fantoccio libico che era stato messo su nel periodo 12-13, che si chiamava Zeidan, e il primo ministro libico chiedeva a me e agli altri primi ministri dei paesi europei: dateci una mano a formare un'entità statuale che non c'è più. E per argomentare questo ci diceva: tenete conto che da noi in Libia tutti, ogni cittadino libico ha un'arma con sé, tutti tranne la polizia. Ed è evidente che a partire da quello è nato tutto il disastro. E anche qui la necessità di avere un'Europa che ci sia, però fatemi dire anche da parte nostra, perché adesso si rivaluta Mare Nostrum. Mare Nostrum è stato cancellato volutamente, è stata cancellata la memoria di Mare Nostrum e tutto il resto, ed è stato secondo me un fatto di scarsa dignità nei confronti di uno dei gesti importanti che ha fatto l'Italia e che viene ricordato nel mondo come uno dei gesti che rende l'Italia un paese più degno degli altri, perché di fronte ai rifugiati e ai richiedenti asilo, la chiusura e l'egoismo non sono tollerabili tra i valori della dignità dell'uomo. E questo concetto, che è un concetto che è scritto nell'articolo 10 della nostra Costituzione, terzo comma dell'articolo 10, è un concetto che non ci può far affrontare questi temi con la stessa demagogia con cui si affronta normalmente la questione dell'integrazione, delle cose politiche, perché quando ci sono persone che chiedono rifugio e asilo, il tema è totalmente diverso dalle normali discussioni sulle migrazioni, e non c'è una discussione da fare, c'è semplicemente da capire come accoglierli e come distribuirli, perché noi siamo l'Europa e siamo diversi dagli altri paesi del mondo, e se mettiamo in discussione questo principio non siamo più l'Europa.